Qualche minuto alla finalissima playoff tra Nuova San Giorgese e Val di Chienti Monte San Giusto. La parola alla dirigenza. Partiamo dal Val di Chienti Monte San Giusto, il dirigente Bordoni, le sue impressioni a pochi minuti al match. Per noi è una finale molto, molto importante, per noi è stata una cosa, ci gratifica su tutto il nostro cammino e poi vada come vada. Visto che si parte dalla terza categoria con il campionato vinto la scorsa stagione. Sì, beh, il nostro cammino è stato ripartendo dalle zone basse, piano piano stiamo arrivando qui, dove conta un po' di più dove siamo partiti. Pronti a scrivere una pagina di storia? Una pagina di storia, beh, per la storia c'è tempo, noi ci contentiamo di questo piccolo cammino che stiamo facendo. Bene, grazie a Bordoni del Val di Chienti Monte San Giusto, presidente della Nuova San Giorgese, Gualberto Vitali Rosati. Vitali Rosati. Dunque, se Val di Chienti è pronto per scrivere una pagina di storia la vuole riscrivere la Nuova San Giorgese, visto che ha trascorsi davvero illustri. Noi vogliamo rendere onore alla nostra storia. E abbiamo un percorso simile con i nostri avversari di oggi perché anche noi siamo risaliti, insomma, abbiamo risalito la china dalla terza ed è un motivo di grande orgoglio oggi trovarci qui, una bellissima sfida, una bellissima giornata, un avversario di grande qualità e siamo pronti, siamo entusiasti e spero che, insomma, sia una bella giornata per tutti, per il pubblico, per Porto San Giorgio. C'è stata la parentesi lo scorso anno con i playoff, una parentesi non certamente positiva, però quest'anno forse c'è più grinta. Ma quest'anno sì, io trovo che ci sia uno spirito buono, c'è una grande coesione, il gruppo dirigente è maturato, voi capite, noi siamo alla nostra prima esperienza in questi 4 anni da dirigenti, ma penso che siamo maturati molto e il primo anno in prima categoria è stata una sfida, un po' un salto nel buio, adesso insomma quest'anno avevamo le idee più chiare, penso che si sia fatto un buon lavoro, siamo sicuramente soddisfatti, grati a tutti quelli che hanno contribuito, grati ai giocatori che hanno creato uno spogliatoio meraviglioso e al mister che ha mostrato una grandissima professionalità. In campo queste formazioni, il Val di Chienti si schiera con Morlacco, Giachè, Costanzo, Marcaccio, Patacchini, Cardelli, Iazzetta, Giri, Taglioni, Riccardo Raffaeli e Scarpeccio. In panchina mister Marco Raffaeli, con sé Funari, Luchetti, Pallotta, Rapacci, Domi, Tarquini, Rais. La Nuova San Giorgese risponde con Canaletti, Pertigarini, Juvalei, Bibini, Tidei, Gobbi, Gabaldi, Vergari, Angelini, Carlini, Trobiani, Marco Pennacchietti. Il mister ha con sé in panca Del Rosso, Anastasi, Ricci, Paniconi, Montingelli e Properzi. Partita che entra subito nel vivo, già al quinto, con il fallo di Partigarini su Scarpeccio, una spinta che il direttore dell'incontro reputa da massima punizione. Quindi per Renzi di Pesaro c'è questo rigore in favore del Monte San Giusto. Scarpeccio, lo stesso Scarpeccio si incarica della battuta. La battuta è alla sinistra dell'estremo Canaletti che quasi ci arriva, l'intuisce, la sfiora probabilmente, ma non riesce a deviare il cuoio che si infila per l'1-0 del Val di Chienti. Ma la risposta della San Giorgese è pronta. All'11esimo Gabaldi sul filo del fuorigioco scatta in posizione forse dubbia e tutta da rivedere. Entra in area, supera Morlacco per l'1-1 della San Giorgese. Al 13esimo situazione simile a quella che ha portato al calcio di rigore in favore del Monte San Giusto. Questa volta è Gabaldi che va giù in area, ma l'arbitro non accorda la massima punizione in favore della San Giorgese. Il Monte San Giusto c'è e al 17esimo si rende pericoloso con Cardelli che va in percussione. Canaletti, l'estremo difensore della San Giorgese, si oppone con i piedi. Poi ancora San Giorgese con Carlini, entra in area dalla destra, il tiro viene deviato in corner da Morlacco, dalla bandierina Bibini sul secondo palo per Angelini che
va quasi a colpo sicuro, ma la palla termina fuori di un niente. Ancora Angelini si libera con una pregevole azione in area al 42esimo, ma tira fuori. Il raddoppio è al 44esimo. Gobbi, tra un nucleo di avversari, la tocca di testa ed è il 2-1 per la Sangiorgese. La ripresa si apre ancora con il funambolico Gabaldi che va via sulla sinistra, ma il tiro termina alto. Ancora Gabaldi che è protagonista, che serve una palla pregevole per Juole all'ottavo minuto. Il tiro termina alto da sottomisura. Al decimo c'è il terzo gol della Sangiorgese. Gabaldi scappa via ancora una volta di velocità e una volta davanti a Morlacco lo trafigge con un preciso diagonale. C'è poi un gol annullato al Monte San Giusto per un fallo su Juole. Al 41esimo una conclusione di Gabaldi che termina fuori e poi la risposta per il Monte San Giusto al 42esimo con Raiz, il colpo di testa a fiacco e facile preda di Canaletti. Finisce quindi in festa con la Sangiorgese che dopo 6 anni torna nel campionato di promozione. La vera anima della Sangiorgese, Marco Pennacchietti, ha lasciato il calcio giocato con i play-off nella Civitanovese e da allenatore ha cominciato in terza categoria, l'ha portata in promozione la Sangiorgese. Sì, ho preso questa squadra, questo gruppo, questa società, abbiamo costruito qualcosa di importante insieme. Questo è bello con tutta la città, tutti i tifosi, magari 2 anni fa c'era 10 persone, adesso ne portiamo, sabato scorso ce n'erano 1.500, quindi quello è il risveglio di questo tifo, di questa passione che era un po' che mancava a San Giorgio. Grande mentalità, soprattutto non perdere la tramontana dopo 6 minuti quando siete andati in vantaggio. Ma la forza nostra è il gruppo, ci stanno diverse individualità ma il gruppo forte che sa quello che vuole, sapeva che doveva vincere oggi, che volevamo andare in promozione a tutti i costi. Tutti straordinari, tutti bravi, ma è un giocatore secondo noi che non c'entra niente con questa categoria del Gabaldi. Gabaldi è la nostra punta di diamante, però ti ripeto, il gruppo è fenomenale. Il gruppo voleva vincere, ha vinto, si è aiutato, ha sofferto, è ripartito e abbiamo vinto meritatamente. Ecco. Senti, l'ultima cosa, avete un impianto straordinario, io avevo lasciato quell'impianto proprio in una situazione pietosa, sabato ho fatto la radiocronaca sul nuovo stadio, nuovo si fa per dire, della Sangiorgese, è un piacere, ma soprattutto è un impianto straordinario, quindi tirato a lucido anche per la promozione. Ah sì, adesso pensiamo a festeggiare, pensiamo al calore dei tifosi che ci hanno seguito, alla società e a tutti. Adesso comincio i festeggiamenti, dai. Raffaeli, delusione ovviamente dipinta sul volto del tecnico del Val di Chienti di San Giusto. E pensare che la partita era cominciata subito bene con il calcio di rigore realizzato. Sì, avevamo cominciato bene, anche giocando anche abbastanza bene con le nostre caratteristiche. Dopo abbiamo preso gol subito su una ripartenza dubbia, però niente, noi abbiamo continuato a giocare, il primo tempo secondo me è stato alla pari, tranquillamente. Abbiamo preso gol al minuto della fine del primo tempo, un pochino ci ha tagliato le gambe insieme al terzo subito al secondo e lì un po' la partita si è chiusa. Ecco, la squadra, io l'ho seguita diverse volte, che ha cercato sempre di fare la partita attraverso il gioco, mai buttare via la palla. Forse questa, anche se per me, per chi ama il calcio, è una virtù, per chi invece deve vincere forse è una pecca. Non so se sei d'accordo. Dipende anche dalle caratteristiche della squadra, un pochino. È chiaro che, per esempio, loro avendo 2 giocatori davanti veloci, soprattutto Gabaldi, possono permettersi anche di aspettare. Noi queste caratteristiche ce l'abbiamo un po' poco e quindi sei costretto anche a giocare di più e cercare di più sul fraseggio, però è una scelta, ci ha portato fino a qui e ce la siamo giocata con le nostre caratteristiche. Adesso c'è da attendere soltanto il verdetto per quanto riguarda il ripescaggio, ormai siete lì anche perché le voci di squadre che probabilmente fanno le fusioni
in promozione, vedi l'Atletico Piceno potrebbe essere la soluzione giusta per essere anche voi in promozione, giustamente in promozione. Non lo so, questo, in questo momento è un pensiero che non ho assolutamente. Il pensiero mio adesso è delusione, ma anche ringraziare i ragazzi che hanno fatto un campionato eccezionale, hanno dato tutto anche oggi, e quindi da questo punto di vista sono molto contento dei ragazzi.